I fratelli dello spazio, Federazione Galattica della Luce, attraverso Antea, punto Hackett, 7 luglio 2024. I fratelli dello spazio, trasmettiamo attraverso il vertice della civiltà malleiana ai nostri fratelli e figli in missione sul pianeta Terra. Antea, andrai a comprendere meglio quello che sta accadendo quando finalmente saprai essere padrona di te stessa e dello strumento che sei appieno, senza paura alcuna. Noi siamo i tuoi amati marziani. Siamo qui per dirti che dovrai prendere delle decisioni importanti nel breve tempo. Saranno decisioni che riguardano il tuo avvenire professionale e non solo. Dovrai anche essere capace di mettere in chiaro alcune cose con chi ti sta accanto, in modo tale da poter intraprendere il viaggio in maniera serena e concentrata. Ad oggi la situazione sembra recare danni solamente alla tua aura, ma ora tutto sta per cambiare ed evolvere. Non dare credito o troppa importanza a coloro i quali ti sono intorno e che non sanno chi sei veramente. Questo è un percorso assai ostile e pieno di insidie, ma ti potrai mettere molto presto in campo con l'assoluta benevolenza e con la capacità d'amare che ti contraddistinguono. Nostra adorata Margherita, che non perde mai la sua meravigliosa corona di petali candidi, ora noi ti indicheremo il percorso. Tieni bene a mente alcune cose. Devi essere riservata. Devi prestare molta attenzione a ciò che dici. E devi essere acuta ed oculata nel compiere ogni azione. Coloro i quali compongono il cerchio del punto F non sono tutti degni di ascoltare le parole di Michel, ma questo è chiaro. E sai perfettamente che non è consentito a nessuno giudicare o essere giudicati. Ciò che a voi è consentito è apprendere. Ciò che a voi è consentito è essere capaci di rimanere in silenzio. Le capacità che voi come umani non siete in grado di attuare sono quelle di restare in silenzio ed essere cauti. Quello che vogliamo dire oggi è che ogni cosa accade perché deve accadere. Quello che vogliamo dire come marziani è che l'astrale è qualcosa che voi non potrete mai comprendere appieno, perché siete troppo intrisi di una filosofia che è lontana dalla verità. Fino a quando scenderete l'ambito spirituale da quello alieno extraterrestre, con tutti gli epiteti colorati che avete coniato, sarete lontani dal cogliere l'essenza del tutto. Sappiate riflettere sulle parole e sappiate essere consapevoli che ogni parola è azione ed incide non su di voi, ma sull'universo tutto. Ogni virgola che viene cancellata o spostata sarà a sua volta responsabile dei cambiamenti di tantissime altre vite che voi neanche immaginate. È un corollario infinito di colori, sapori, suoni, vibrazioni, energie. È la geografia di chi è sempre stato pronto a darvi la mano nel momento in cui le vostre mani erano legate. Sappiate essere consapevoli di tutto quello che rappresenta ciò che siete, ovvero l'essere. Voi non sapete cos'è l'essere. Voi vi perdete in contorti ragionamenti. La medianità è piena di insidie. La medianità è piena di anfratti oscuri e pregni di luce nel contempo. Poiché luce ed ombre non sono mai separati. Non può mai la luce esistere se non vi è anche l'oscurità
e viceversa. Non può mai esistere nulla senza questa energia che è fatta di unità assoluta tra ciò che è e non è, ed è proprio nel ciò che è e non è che risiede l'assoluto. Ora concentratevi su quello che è il compito che vi è stato affidato. Ognuno ha il proprio compito e nessuno deve osare pensare di minare il compito altrui. Ognuno deve proseguire per il proprio cammino, poiché ogni cammino è segnato da sempre. Quello che a voi è stato richiesto è divulgare la verità e l'esistenza di entità che hanno plasmato il vostro DNA sin dall'alba dei tempi. Voi diffonderete la lingua e il linguaggio universale dell'universo. Non pensate che sia tutto racchiuso in sedute ufficiose e nascoste nel silenzio e nella penombra. Questo è il tempo di rendere luminosa ogni cosa e di mettere a nudo l'anima di ognuno. È il tempo di distruggere la vergogna e ogni sopruso che viene perpetrato da ogni fratello su un altro fratello. Questo è il tempo di mietere e raccogliere ciò che avete seminato, nel bene e nel male, ed unirlo in un'unica grande opera che sia suggellata dall'alleanza e dall'armonia. Armonia è la nostra parola. Armonia è ciò che vogliamo. Armonia, armonia. Questo è quello che chiediamo a voi. Una fusione di coscienze si alterna in questo eloquio con la nostra mediatrice degli universi. Chi è pronto saprà cogliere le sfumature del sentire in questo importante argomentare, affinché possa essere reso noto ciò che è più opportuno, e il resto custodirlo nell'opera che sarà donata ai figli dell'Eterno. Ora è tempo di impegnarsi, perché ciò che sta per avvenire riguarda la costruzione di un mondo nuovo. Non badate al concetto di nuova terra, quello è altro. Ciò che ora a voi interessa è il nuovo mondo, che è qui ora, eternamente, qui ed ora. Dovrete rimettere in sesto ogni fratello che è stato confinato nell'ombra, poiché è troppo, troppo ingombrante per chi è ancora mediocremente evoluto. Ora è tempo di incontrarsi, ora è tempo di fondersi, ora è tempo di dare luogo ad una importante rete dorata che non imprigionerà, ma terrà insieme coloro che sanno amare in maniera diversa, ma nel nome di colui che è sempre madre e padre insieme. A presto. Noi siamo i Malleiani e siamo i primi marziani. Siamo entità molto antiche. Voi non ci conoscete, ma è arrivato il momento di sapere che esistono e esistiamo da sempre. Malleiani, abbiamo trasmesso tramite N, membro del vertice della civiltà malleiana dei marziani. Pace. Commento. Come già detto altre volte, gli amici di Evolvenza sono medianisti. Come tali, molti anni fa, divulgammo e ancora divulghiamo le comunicazioni dei fratelli dello spazio ricevute dalla medium Wanda, ormai trapassata. Pubblicammo in privato il libro Voci dall'infinito. Adesso non possiamo non interessarci del punto Aket, l'altra ala del punto F, presso cui altri fratelli dello spazio, a noi sembra,
rimboccano e ampliano il già detto da altri fratelli dello spazio e, a noi sembra, da alcuni maestri immateriali. Grazie per l'attenzione.